Questo è dovuto alle pessime condizioni della strada, perché adesso c'è fango ancora di più, c'è dell'acqua e allora non posso sfruttare come dovrei, come potrei la 4 litri. Quindi date le condizioni della pista, del circuito per meglio dire, la 4000 forse non è molto adatta quest'anno. Evidentemente con la pioggia la 4 litri non ha più niente da dire, faremo del nostro meglio, ci difenderemo e basta. Molto più adatta quindi la Dino? Ma evidentemente è una macchina piccola su un terreno bagnato, fangoso e forse più adatta, perché 4 litri ha 400 cavalli e tenere 400 cavalli sul bagnato è molto difficoltoso. È già difficoltoso mantenerla sull'asciutto, pensi un po', sul fango, sul bagnato. È una lotta. Praticamente tutti accusavano problemi analoghi. Sentiamo al termine del suo turno di guida le impressioni di Scarfiotti. Per ora sembra che vada tutto bene, solo che la strada è completamente bagnata, poi a chiazze, con terra, fango, quindi è una guida insicura, si va un po' così a casaccio, essenziale di arrivare in fondo, poi vedremo come. Rispetto allo scorso anno, quindi situazione è peggiorata? Sì, come strada, se fosse asciutto la strada sarebbe migliore, solo che è peggiorata dalle situazioni meteorologiche. E rispetto alla 1000 km di Monza, impressioni sulla macchina? Ma la macchina va bene come a Monza, qui i tergicristalli va bene, va tutto bene, solo che è la strada che è brutta, quindi qui non si può neanche vedere, ad ogni modo la macchina è postissima. Le peggiorate condizioni ambientali non rappresentavano un cruccio per tutti, comunque. Zeccoli, pilota di una delle Alfa Romeo TZ2, non si dichiarava del tutto insoddisfatto dell'inclemenza del tempo. Ne ho fatte tre perché qui nel rettilineo di Bonfornello mi ho volato il tergi durante una quasson, il tergicristallo, allora per forza ho dovuto fermarmi perché non ci vedeva, così mi ha dato il cambio il mio collega Cecchi. E come trova il percorso? Particolarmente difficile quest'oggi? È abbastanza, molto impegnativo, in quanto c'è molto fango nelle curve, c'è molto insinuo, perché uno entra, è asciutto, esce, trova il fango, non è sicuro. Insomma. E questa circostanza le sembra favorire le Alfa Romeo o no? Beh, insomma, dipende molto dalla perizia del pilota. Intanto, ferme le Porsche ufficiali per provvedere ai rifornimenti e al cambio dei piloti, si faceva luce la Porsche di Meres Müller, che a metà gara è già quarta assoluta, preceduta dalla Ferrari di Bandini Vaccarella, dalla Porsche di Klaas Davis e dalla Dino di Scarfiotti Parks. Bandini comunque, nonostante tutto, aveva ancora molte possibilità di conquistare il successo pieno, ma un tamponamento avvenuto al termine del settimo giro lo metteva fuori causa, lasciando quindi a Scarfiotti il compito di difendere il prestigio della Ferrari. Ecco come Bandini ricostruisce l'incidente. Ti sei ritirato? Ero su dove c'è il Cipo Masetti, dalle segnalazioni che avevano fatto che ero primo andavo piuttosto tranquillo, se non che devo sorpassare una macchina e mi fa segno di passare, come lo passo sento a un certo punto che mi ha picchiato nel di dietro e ha fatto sbandare la macchina, mi ha fatto cambiare traiettoria della curva e sono andato giù per una scarpata. Cosicché il ritiro è stato inevitabile. Esatto, ma come segno internazionale quando uno alza la mano vuol dire di passare, invece questo qui ha detto così, che ha detto aspetti un momentino che io faccio la curva e poi dopo lei passa. Questo io non lo potevo interpretare. Insomma, un inconveniente che si poteva evitare. Ah, senz'altro. Le sorprese non dovevano finire. Nella fase conclusiva della corsa si registravano i ritiri della Porsche di Klaas e di Mitter e della Dino di Parks e Scarfiotti. Passavano al comando Meres Müller, seguiti ad oltre 8 minuti dalla Dino di Guichet Baghetti. Mentre Bandini ci raccontava le sue avventure, la Porsche di Meres Müller concludeva vittoriosamente questa storica targa alla media di quasi 99 km l'ora, precedendo la Ferrari Dino di Guichet Baghetti, la Porsche Carrera di Pucci Arena, nonché la brillantissima Alfa Romeo TZ2 di Pinto Todaro.